Ciao a tutti, sono qua con la mia amica Gwenda, che come avete visto dallo sfondo passa e ripassa come sempre, ma ormai ci ho perso la speranza. E sicuramente, e spero, abbiate notato che finalmente la qualità è tornata quella di prima, perché finalmente sono riuscita a sistemare la Canon momentaneamente, perché comunque andrà cambiata lo stesso, però magari ecco un po' più là, magari all'inizio del prossimo anno. Comunque, bando alle ciance, oggi sono qua per farvi vedere le cose che mi hanno mandato ultimamente le varie aziende con cui collaboro. In realtà non sono tutte, perché alcune cose le avete già viste in altri video, altre su Snap, altre su Instagram. Se ancora non mi seguite, trovate tutto nell'info box. E quindi, insomma, sono un po' di cose varie. Parto dall'unica cosa che non riguarda con il make-up o la cosmetologia in generale. Questa qui è la mia nuova agendina personalizzata. Come sempre, naturalmente, trovate il link dei siti che vi dico giù nell'info box. Questa qui è l'agendina, come vedete, potete scegliere lo sfondo, la scritta, il colore. È bellissima. Se metterci questo coso o no, stessa cosa naturalmente sul retro. E poi qui all'inizio potete metterci il vostro messaggio personale, come ho fatto io. E poi ci sono tutte le varie intersezioni, potete scegliere anche qua la parte superiore. E il sito è davvero molto facile da utilizzare, come vi dico sempre. Io sono una di quelle persone che purtroppo ha qualche problema a capire le cose al primo acchito. Pensavo fosse più difficile, in realtà è stato molto semplice. Qui alla fine ha anche gli stickers con la paginina trasparente e poi in più ha anche tutte le varie anteprime, diciamo così, degli anni successivi. Quindi qua io ho 2016, 2017 e 2018. La cosa bella è che potete scriverci qualsiasi cosa voi vogliate, cioè potete aggiungere proprio voi tra le varie aggiunte. Io ad esempio ci ho messo il mio compleanno, quindi loro mi hanno scritto sul giorno il nome. È stata una cosa troppo bella. E quindi per tutte le cartopazze in ascolto, come vi ho anche detto su Snapchat, mi raccomando, andate a dare un'occhiata perché sono sicura vi piacerà. Proprio perché al posto magari di comprarvi un'agenda che vi costa tantissimo, comprate questa, potete personalizzarla e avete già fatto. Tra l'altro potete scegliere tutte le varie misure. Io ho scelto questa piccola perché non ne avevo. Quella che ho della DokiBook è grande e la tengo infatti a casa, e questa la volevo usare appunto dal prossimo anno nella borsa, quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Dopodiché vi faccio vedere queste maschere che mi ha mandato la Garnier. In realtà erano tre, e anche qua se mi seguite su Snapchat l'avrete già vista, perché ne ho provata una che era quella al tè verde, se non sbaglio. Comunque era per pelli grasse e miste. Questa qui dovrebbe essere anti-age e questa qui invece è per pelli sensibili. Io ve le straconsiglio perché sono quelle in tessuto, quindi uno, sono facilissime e molto pratiche da utilizzare, e due, non dovete star perdere tempo a togliere la maschera, quindi. Ok, da questo punto in poi il video cambierà praticamente le luci perché ho spento quella in camera che era super gialla e meglio così. Non so sinceramente dove potete trovarle. Fatto sta che se le trovate le dovete prendere. Altra cosa della Garnier, mi sono arrivati questi shampoo e ragazzi e ragazze, soprattutto, sono la vita. Cioè, io non potevo mai pensare di emozionarmi così tanto per uno shampoo in balsamo. In realtà ci sta anche l'olio, ma l'ha preso mia madre e se l'è portato su. Ma vi giuro, sono buonerrimi. Sono questi qua della linea Oil Repair 3, e sono per capelli secchi, crespi e spenti con oliva, avocado e karité. Vi giuro, sono buonissimi. Cioè, io li ho lavati l'altro giorno, a parte che vabbè sono sempre stati morbidi, però vi giuro ho proprio notato la differenza e soprattutto l'odore. Cioè, ragazzi, l'odore, che è la cosa che io cerco sempre negli shampoo. Comunque io anche questi ve li straconsiglio perché li ho usati, mi sono piaciuti. Se potete, provate. Io sicuramente li ricompro. Poi vi faccio vedere alcune cose che mi sono state mandate da Too Faced. In realtà è passato già un po' di tempo da quando me l'hanno mandate, soprattutto questa cosa che vi faccio vedere adesso, però meritano tantissimo. E sto parlando di questa pochettina. Questa qua è la cosa più vecchia che mi hanno mandato in realtà, e come vedete c'è la pochette con scritto Too Faced e qui sotto c'è la scritta Born This Way, che è proprio il nome dei correttori che sono contenuti all'interno. E la cosa bella secondo me, e adesso lo farò notare, speriamo, è che sulla confezione ci stanno proprio queste palme, le noci di cocco e i mini correttori stampati sopra. Per queste cose, i packaging, confezioni, eccetera, Too Faced non si batte. E all'interno mi hanno mandato
tutte le colorazioni dei correttori, appunto Born This Way. Sapete che io il mio fondotinta preferito è il Born This Way, sempre di Too Faced, e sto provando ultimamente i correttori. Io uso il Light Medium e il Light e insieme perfetti, cioè cancellano qualsiasi ombra di qualsiasi cosa abbiate sotto gli occhi. Vi giuro, mi piacciono un casino, cioè come vedete vanno proprio dai più chiari e più scuri, che questo non è neanche il più scuro, e in realtà alcuni li ho già dati via perché non aveva senso tenerli, quelli che non avrei usato. E poi mi hanno inviato questi, che sono, se non sbaglio, 6, sì, e si chiamano Lip Injection Glossy, e proprio come dice il nome riproducono delle vere e proprie punturine praticamente. Injection sarebbero proprio il botox, non so come altro definirlo, e infatti qua c'è scritto proprio Plumping Lip Gloss, e infatti quando l'ho messa la prima volta non avevo collegato queste due cose, e dopo un po' hanno cominciato a frizzicarmi, ma è stata una cosa stranissima. Però i colori sono spaziali e sono proprio quelli che vedete sulla confezione. Ve li faccio vedere, questi sono i tre più chiari, sono Angel Kiss, Milkshake e Spice Girl. Questo qua è uno dei miei preferiti. E poi abbiamo gli altri tre, che invece sono un pochino più particolari, soprattutto gli ultimi due più scuri, che sono Like a Boss, Let's Flamingle e Babe Alert. Quindi ringrazio ancora tantissimo la Too Faced, perché ogni volta mi invia delle cose splendide. Poi vi faccio vedere gli ultimi arrivi da Neve Cosmetics. Mi è arrivato un pacchettino con questo libro qua. Io seguo la pagina Facebook di questa ragazza che fa queste vignette bellissime, che si chiama Carote e Cannella. Vi invito ad andare a dare un'occhiata perché è favolosa. E il libro appunto è stato fatto in collaborazione con la Neve, e si chiama Makeup e altri disastri. E all'interno ci sono tutte queste vignette fatte da lei con tutte frasi inerenti al trucco. Me lo sono letto tutto e alcune cose sono davvero veritiere, proprio al 100%. E insieme mi sono arrivati questi tre prodotti, sempre più belle le bustine, e mi hanno inviato le nuove matitone, praticamente nascondino, che se vi ricordate Neve ha questo correttore qua che si chiama appunto nascondino, che sempre mi hanno inviato, che è favoloso, cioè vi giuro favoloso. E adesso ci hanno praticamente creato le matite, naturalmente in tre colorazioni diverse. C'è la Fair, poi abbiamo la Medium e questa qui è la Light. Dall'altra parte invece hanno una puntina più piccola, cioè una puntina più grossa e una puntina più piccola, e queste non le ho ancora mai provate se non per sbocciare i colori, e quindi sono molto curiosa. Fatemi sapere se vi interessa, magari vi faccio vedere come sono su Snap o insomma ditemi voi. Poi mi hanno mandato un pacco, quelli di NYX, che ringrazio da morire perché il pacchetto era super carino. Vedete quella scatola là dietro nera? Ecco, e sopra c'è uno specchio con scritto Ready to Glow, e infatti tutti i prodotti all'interno di questa scatola erano soltanto illuminanti o comunque cose che andavano a illuminare qualcosa. E mi hanno mandato questo prodotto qui, che è un illuminante per viso e corpo, qua c'è scritto, si chiama Chaotic ed è questo qui. È sul rosa, non l'ho ancora usato, però sinceramente lo vedo più un colore da blush, quindi magari lo userò in quel modo. Poi mi hanno inviato questo qua, c'è scritto proprio blush, però è molto molto pigmentato e luminoso, ed è questo color terra bruciata e si chiama Solstice ed è lo 04. Anche questo non l'ho ancora provato. Poi mi hanno mandato questo, che ero super curiosa di provarlo perché l'ho visto un sacco di volte, che è l'illuminante liquido Born to Glow. Questo è il colore 02 Glam, anche questo sul rosa, anche questo lo proverò sicuramente in un prossimo o Get Ready With Me / First Impressions, così proviamo insieme un po' di cose. Mettete un pollice in su se vi piace questa idea, perché io ho sempre voluto fare una cosa del genere. Poi mi hanno mandato questa Hydra Touch illuminante, è una matita illuminante. Questo qui è il colore 02 Glow, è proprio una matita illuminante molto chiara, che non è un correttore, è proprio, va soltanto a illuminare certe zone, magari prima dell'illuminante stesso. E anche quella l'ho provata una volta soltanto, non l'ho capita bene, cioè dovrei riprovarla altre volte magari. E la cosa più bella è questa palettina qui, che è la Strobe of Genius ed è la numero 01. I colori, ragazze, sono una cosa pazzesca, ve li faccio vedere.
Naturalmente non c'è neanche da dirlo, i miei preferiti sono questi due più chiari, perché io essendo molto chiara, se vado a mettere illuminante del genere, mi macchia, cioè mi fa tipo effetto doppio blush, una cosa alta così. Ci ho provato, ma ero molto curiosa di questo qua, con i capelli nuovi super freddi, che non so perché adesso non sembrano più così freddi, ma in realtà vi posso assicurare che sembro tipo Frozen. Vorrei provarli meglio, quindi anche di questa vi farò sapere. Poi ho da farvi vedere un prodottino che mi ha inviato la Kiko della nuova collezione, quella fatta a forma di cioccolato, ed è questo qua. Questo qua è un blush e si chiama Cocoa Shock. Il colore è lo 03 Adorable Pink and Peach e la confezione è qualcosa di incredibile. Cioè, sembra proprio due pezzoni di cioccolato e all'interno è così. In realtà sono proprio i colori che mi piacciono di solito utilizzare perché sono un color pesca e un color rosa e sono ultra pigmentati. Ultimo che vi faccio vedere è la Defa Cosmetics. Il pacchetto mi è arrivato praticamente ieri e mi hanno inviato un po' di cose, anche queste ve le ho fatte già vedere su Snap. Mi hanno inviato quattro rossettini che vedremo meglio più avanti. Comunque questo è il packaging, mi piace un casino. Una matita occhi marroncina. Poi mi hanno inviato questo Ultra Shine Liquid Lipstick, che è il colore Pink Lady, anche questo sicuramente lo vedrete presto perché mi è piaciuto quando l'ho utilizzato. E ultima cosa, quattro ombretti, che sinceramente anche di questi so che vi sto dicendo tutte le volte la stessa cosa, però è vero, li voglio provare proprio per farvi vedere come sono realmente, anche perché li ho swatchati e ho visto i colori e fortunatamente mi piacciono tutti, quindi ringrazio ancora la Defa per questo pacchetto perché è top, però voglio vederli in azione effettivamente proprio come sono. E anche di questi il packaging è sempre lo stesso, vedete, con questa parte lucida e opaca. Detto ciò, il video è terminato. Come sempre, se vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché a breve ci saranno tanti video che so vi piaceranno. Quindi vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!